Buongiorno, buongiorno, bentornati a Coffee Break. Allora, quello che si è capito è che c'è la volontà politica da parte del governo di dialogare con l'Unione Europea, con la Commissione Europea su cosa? Sulla legge di bilancio. Qualcuno lo scrive oggi in maniera più netta, insomma, è cambiato in qualche modo il clima, anche se l'Europa non si accontenta delle anticipazioni e delle cose che emergono in queste ore. Insomma, parliamoci chiaro, se si dovesse ridurre di qualche decimale dal 2,4% al 2,2% il deficit previsto per il 2019, forse questo non basterebbe alla Commissione europea. Qualche giornale oggi ha scritto che il governo chiede tempo, insomma, non puniteci, non fate scattare la procedura di infrazione prima delle elezioni europee. Sono tante ovviamente le ricostruzioni e i retroscena. Quello che sappiamo è che ieri sera c'è stato un vertice con Conte, con i due capi politici del governo, Salvini e Di Maio. È stato ribadito che non ci si può attaccare ai decimali, che bisogna ovviamente rilanciare la crescita, che restano le misure simbolo, quota 100 e reddito di cittadinanza, ma c'è un ma, bisogna attendere, recita un comunicato di Palazzo Chigi, le relazioni tecniche sulle proposte di riforma che avranno maggior impatto sociale per verificarne le spese. Che vuol dire? Cercheremo di capirlo. Facciamo il quadro con Francesco Bardaro. Non ci impicchiamo agli 0, può crescere, può scendere, ma a me interessa la sostanza. Il governo punta a trovare un accordo con l'Unione Europea per evitare la procedura di infrazione. L'obiettivo dell'esecutivo è di rilanciare la crescita e lo sviluppo, si legge nella nota congiunta di Palazzo Chigi dopo il vertice di ieri sera, perché la partita non è una questione di decimali. Stando alle indiscrezioni, sembrerebbero confermati tutti gli obiettivi prefissati, quota 100 e reddito di cittadinanza compresi, ma limitati, spalmati nel tempo, così da poter trovare 3 o 4 miliardi da destinare alla riduzione del deficit. Non è una sfida con l'Europa sul deficit, invece è una sfida a mantenere le promesse dei cittadini sul reddito di cittadinanza, sulle pensioni. Stando agli annunci, quindi, nessun passo indietro, ma una rimodulazione dei provvedimenti bandiera che potrebbe arrivare durante l'iter parlamentare della manovra. Per venire incontro alle richieste di Bruxelles, si ragiona ora se ridurre la platea di quota 100 o facilitare o rimodulare l'avvio del reddito di cittadinanza. Piccoli ritocchi per mandare un segnale di dialogo a Bruxelles. È importante adesso avere le relazioni tecniche per quanto riguarda, per valutare esattamente l'impatto economico delle riforme programmate e come ho già detto quando ero a Bruxelles avremo a quel punto l'esatta misura, l'esatto impatto economico di queste misure all'euro, precise all'euro e quindi potremo poi valutare, ritornare a Bruxelles e continuare il negoziato. Molte le indiscrezioni, poche le certezze, tranne una, le due misure bandiera dovrebbero comunque entrare in vigore entro maggio per scongiurare che si arrivi alle elezioni europee senza che siano state varate. Ora la palla è nelle mani del ministro Tria, spetta a lui, secondo quanto è trapelato dal vertice di ieri sera, raggranellare 3 o 4 miliardi da dedicare allo sviluppo e così, anche se di poco, abbassare il debito. D'altronde la ricetta incoraggiata ieri dal governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, un segnale quindi che la partita tra Italia e Bruxelles sia ancora tutta da giocare. La situazione attuale è una situazione nella quale è in corso un dialogo. Io sono sempre stato convinto del fatto che un accordo possa essere raggiunto. In questo momento non penso sia opportuno effettuare dei commenti sulla situazione. Già diverse volte ho detto che i paesi con un debito elevato devono ridurre questo debito e nel ridurre il debito si rafforzano. Allora, poco fa Moscovici, ormai abbiamo imparato perfettamente a conoscere che il commissario europeo agli affari economici, ha detto che per l'Italia la porta resta aperta e la mano tesa. Dobbiamo cercare con tutte le forze delle soluzioni condivise nell'interesse degli italiani e della zona euro. Bentornata Renata Polverini di Forza Buongiorno. Italia. Forza Italia nel pomeriggio
presenta la cosiddetta contromanovra, ma insomma questo è un altro paio di mani. Volevo chiederle anche un'altra cosa, perché ieri sera fonti soprattutto del Movimento 5 Stelle hanno ribadito una cosa, cioè che il reddito di cittadinanza nella sua impostazione, nella platea di destinatari, non cambia e che prima di Natale arriverà alla Camera il decreto appunto per reddito e pensioni di cittadinanza. E che cosa ha capito? Che sta succedendo? Ma guardi, intanto mi accontenterei di sapere che c'è qualcuno in questo Paese che ha capito a chi andrà questo reddito di cittadinanza. Si fa molto fatica a comprenderlo, anche per i meccanismi abbastanza complicati che il Ministro Di Maio sta cercando in qualche modo di mettere in campo. Siamo passati da un reddito che comunque doveva andare ad una platea di persone che non avevano lavoro sostanzialmente, che non avevano reddito, e qualche giorno fa, scherzando con degli amici, abbiamo detto, ascoltando il Ministro Di Maio in televisione, che forse è meglio andare a lavorare perché occorre dimostrare di non avere reddito, occorre, come diceva lui, passare per i centri per l'impiego, che però, come sappiamo bene, ancora non hanno una riforma, e comunque anche l'impegno economico in manovra per i centri per l'impiego sicuramente non fa presagire che ci sarà un funzionamento così perfetto come il reddito richiede. Bisognerà fare lavori socialmente utili, non ho ben capito. Sì. Insomma, alla fine forse è il caso di trovare un lavoro a queste persone che invece di stare sdraiate sul divano, come qualcuno diceva, evidentemente devono in qualche modo avere a che fare con una burocrazia, un impianto, diciamo, molto complicato. Quindi ci auguriamo che invece possa prevalere la linea che mi pare la Lega in qualche modo sta sposando, che è quella che Forza Italia ha messo in campo già da diverse settimane, cioè utilizzare questo reddito di cittadinanza per creare del lavoro, quindi magari coinvolgere le imprese e mettere in campo una sorta di decontribuzione, tutto quello che, diciamo, negli anni passati ha dimostrato può rappresentare un elemento per mandare le persone al lavoro, giovani e meno giovani. Se si va in quella direzione noi daremo una mano, ma non mi pare che in questo momento all'interno del governo ci siano idee molto chiare. Allora, do il benvenuto a Walter Verini del Partito Democratico. Che succede? C'è stata un'inversione di rotta da parte del governo? Insomma, noi poi abbiamo visto che ieri, con le dichiarazioni di domenica, diciamo soprattutto di Salvini e Di Maio, ieri insomma lo spread è precipitato sotto a quota 300, cioè ha avuto un netto calo, la borsa si è galvanizzata per le possibili, ragioniamo così ancora, modifiche alla manovra annunciata. L'impressione è che il governo non sappia bene che pesci pigliare. I danni sono già evidenti, gli annunci, le dichiarazioni, come ricordava Mario Draghi a suo tempo, e i contenuti della manovra hanno già contribuito a produrre danni enormi, quantificabili in termini di miliardi per il nostro Paese. Che lo spread ieri sia diminuito è naturalmente un fatto positivo, ma si tratta di un'altalena e il dramma vero sarà quando a gennaio saranno di nuovo emessi titoli, e se l'asta andrà come è andata quella recentissima dei BTP è evidente che sarà un altro durissimo colpo. Ora è chiaro che davanti alle chiare prescrizioni europee, ripeto, un'Europa che non piace neanche a noi così com'è, un'Europa che non può puntare solo alla... Perché Gentiloni, mi scusi, oggi in un'intervista l'ha definita l'Europa dei sonnambuli, cioè, esattamente, tanto per capirci. Esattamente, però un conto è andare a discutere con l'Europa, un conto è andare a trattare con l'Europa, e un conto pensare, come abbiamo visto, che il nostro futuro dipenda dai sovranisti, da quelli che alzano i muri, i quali dicono, come Salvini, prima gli italiani, quelli dicono prima gli austriaci, prima gli ungheresi, prima dice, rischia di essere un dialogo tra sordi, non tra sordi, che l'Italia è l'anello più debole, è il vaso di coccio, perché è il debito pubblico più alto. E allora io penso che si debba non fare, come dice Salvini e Di Maio, i numerini. Qui non si tratta di numerini, qui si tratta di capovolgere una manovra che è assistenzialista,
che non riduce le tasse alle imprese, che non aiuta le famiglie e che non investe sulla crescita e sul lavoro. Allora, aspetti, perché ho una pubblicità tassativa a difendere, diciamo così, le ragioni della maggioranza e del governo. C'è con noi Guglielmo Picchi della Lega, che ringrazio e saluto, in un doppio ruolo, cioè di importante rappresentante della Lega, ma anche rappresentante di governo, visto che è sottosegretario agli esteri. E poi do il bentornato anche a Dino Scannavino, che è il presidente della CIA, cioè della Conferenza Italiana degli Agricoltori. Perché è importante sentire che cosa pensano, no? Le categorie produttive, e l'agricoltura è un comparto ovviamente molto importante. Poi c'è un discorso da fare che vorrei fare con Scannavino anche sulla protesta dei gilet gialli in Francia, perché insomma è collegata non solo alla situazione italiana, ma in qualche modo anche a una cosa che sta molto a cuore agli agricoltori, cioè l'ambiente, la tutela dell'ambiente e via dicendo. Ma lo vediamo dopo. Allora, pubblicità, ci ritroviamo fra un attimo. Allora, tengo ancora, mi permetto di tenere ancora per un po' silente il sottosegretario Picchi, così sente le ultime riflessioni e poi può fare le repliche. Vado dal presidente appunto della Confederazione Italiana Agricoltori, Scannavino, perché riassumiamola così la questione. Domani voi avete la vostra assemblea, no? Il paese che vogliamo, il titolo. Che paese volete? Che paese vi immaginate? Ma intanto un paese in equilibrio, soprattutto nelle aree interne, rurali del paese, che sono quelle che soffrono di più i cambiamenti climatici. Tutto quello che sta accadendo accade in modo molto più marcato nelle aree rurali, laddove non è stata fatta la manutenzione, laddove sono spesi tanti denari senza raggiungere obiettivi e dove soprattutto sono state fatte opere senza mai coinvolgere gli agricoltori, che è un fatto drammaticamente vero, che produce opere inutili, a volte dannose, e non recupera la usanza, la sapienza che gli agricoltori hanno sempre messo in campo, facendo una manutenzione costante, contante, continua a quello che c'è. Oggi i versanti devono trovare la loro stabilità anche in presenza di coltivazioni diverse da un tempo. Ci sono meno terrazzamenti, ci sono più macchine, è difficile mantenere in ordine il sistema, c'è un abbandono delle aree più difficili, una forestazione che avanza in modo disordinato. Nelle campagne non c'è infrastrutture telematiche. Noi dovremmo tenere la fatturazione elettronica dal 1 di gennaio. Sì, come facciamo se non c'è il segnale? No, neanche. E abbiamo sentito sempre tutti annunciare la banda larga, poi come l'ultra larga, sì. Da noi è arrivata manco quella strada. Ci sono state anche tante risorse comunitarie a disposizione per la banda larga. Sì, no, ma volevo aggiungere una cosa, perché nel comunicato di ieri si fa anche riferimento, quello di Palazzo Chigi, il comunicato al termine del vertice, al fatto che una parte degli investimenti deve essere destinata proprio alla manutenzione del territorio e per fronteggiare il dissesto idrogeologico. Questo dovrebbe strapparvi almeno un sorriso, o no? Noi abbiamo chiesto fortemente che questo avvenga, lo chiederemo alla nostra assemblea di dopodomani, in cui affermeremo la necessità di aprire una stagione di manutenzione del territorio che a nostro avviso può diventare un grande progetto industriale, che dà lavoro, che aumenta anche il PIL, che genera ricchezza per questo paese e mette in sicurezza. Sono morte le persone perché i canali di scolo non erano puliti, sono morte le persone perché le canne accumulate nell'alveo dei fiumi hanno intasato i ponti, oltre alle imprese agricole devastate, ma le persone sono morte per l'incuria, non per i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici non sono più eccezionali, sono diventati ordinari. E quindi noi dobbiamo attrezzarci per far fronte a una nuova ordinarietà, che è quella che quotidianamente abbiamo di fronte. Allora, questa è la prima parte, allora poi torniamo da Scannavino. Allora, sottosegretario Picchi, allora,
Perché uno poi cerca di capire, no? Perché insomma, grandi titoli anche, cioè apertura all'Unione Europea, insomma il governo in qualche modo potrebbe tornare sui passi, poi però si dice no, reddito di cittadinanza e quota 100 restano quelli che sono. Cioè, in che cosa consiste questo dialogo costruttivo, mettiamola così, con l'Europa? In che cosa si concretizza? Ah, premettiamo che l'Europa aveva chiuso alla manovra prima ancora di andare a vederne i contenuti. Si era limitata ai saldi, non andava a vedere nel dettaglio le manovre e, cosa per me molto grave per chi viene come me dal mondo dell'economia, non è andata a vedere gli effetti macroeconomici dei contenuti di spesa che noi mettevamo in questa manovra. Noi abbiamo messo il 2,4 come limite massimo, ma c'è una cosa che è risultata evidente dal vertice di ieri, ma che era evidente nelle cose, che era impensabile per chiunque, se vogliamo fare come vogliamo fare quota 100, che sia fisicamente possibile processare dal 1° di gennaio centinaia di migliaia di domande. Questo in Europa doveva essere compreso subito, per cui i tempi di applicazione operativa, non che la norma non sia in vigore dal 1° di gennaio, ma la possibilità delle persone di fare la domanda, di essere processata e di passare poi all'erogazione, è diluita nel tempo, insomma. Questo era nelle cose. In Europa, e vi posso garantire perché sono andato a spiegarlo anche io, sì, non si è voluto ascoltare. Allora, se si va a vedere il saldo massimo 2,4, ma poi andiamo a vedere le due manovre principali, quindi quota 100 e il reddito di cittadinanza, realisticamente metà della spesa che noi abbiamo messo a budget può avere luogo nel corso del 2019. Questo come per magia, all'improvviso anche in Europa si sono accorti che può essere molti miliardi in meno di spesa effettiva nel corso del 2019, non che non ci sia l'impegno a spendere. Se siamo così bravi da erogare subito, siamo disponibili a erogare subito, però essendo numerosa la platea di persone destinatarie di questi provvedimenti, è praticamamente impossibile che entro il primo quarto, o addirittura entro il secondo quarto, ci sia tutta questa spesa. Se guarda caso si va a prendere i saldi di 10 miliardi, quindi che la spesa effettiva possa essere intorno ai 5 e metà per il quota 100, quindi 3 miliardi e mezzo nel corso del 2019, come per magia si arriva intorno all'1,8. Era nostro dovere mettere il limite massimo. Ricordo anche che l'Unione Europea questo non l'ha voluto vedere, e cosa ancora più grave, ci tengo a sottolinearlo, è che se 24 su 27 paesi dell'Unione Europea hanno forme di sostegno al reddito non molto differenti da quelli che noi stiamo ipotizzando, non si capisce come mai Bruxelles possa dire a noi legislatori che il popolo italiano non ne ha diritto, tanto più in una bugia palese che Moscovici e altri portano avanti, che il debito non sarebbe stato ridotto. Anche con il 2,4 e il massimo di spesa consentita, noi avremmo avuto un calo del debito di almeno 0,3 in valore assoluto. Senta, un'altra delle critiche che si fa a questa manovra, non è una critica che arriva solo dall'Europa, è la scommessa, qualcuno ha parlato di azzardo, come vi fate sulle prospettive di crescita, no? Mi pare che il prossimo anno l'asticella sia all'1,5%. In verità, io lo abbiamo detto l'altro giorno in occasione dei dati dell'Istat, l'Istat dice sarà dell'1,3, no? Quindi all'1,5 diciamo non ci vorrebbe moltissimo, però tutti gli altri organismi di previsione, c'è chi dice che non arriverà a un punto la crescita nel 2019. E qui cosa replica a questo? Perché questa è l'altra critica che viene fatta a questa manovra. Assolutamente, anche su questo noi abbiamo grosse riserve sulle prospettive di crescita che ha fatto in termini macroeconomici sia la Commissione sia il Fondo Monetario. E lo quantifico in questo. Quando si va a investire un euro in forme di sostegno al reddito, non c'è un pezzo di risparmio, cioè tutto questo reddito finisce nell'economia, quindi siamo di fronte consumi, diciamo, a un effetto moltiplicatore. Sì. Allora, non si capisce come mai in un qualsiasi manuale di macroeconomia questo moltiplicatore sia sempre superiore a 1.
in certi paesi può arrivare a 1,7, 1,8, 1,5. Sì. Non si capisce come mai nelle stime di, relative all'Italia questo moltiplicatore sia negativo, 0,7. Cioè uno che non ha da mangiare, per cui riceve un sostegno al reddito, è anche in grado di risparmiare il 30% dell'euro che riceve. Quindi non è nostre fantasiose le stime di crescita, ma quanto irrealistico il modello macroeconomico che viene applicato alla nostra manovra. E qui io comincio a sospettare che allora ci sia veramente una malafede da parte, diciamo, di un pregiudizio, pregiudizio nei confronti, ma non basato governo, sulla macroeconomia, perché poi alla fine si può discutere di quello che si vuole, però i modelli macroeconometrici ci sono e non si capisce come mai il reddito di cittadinanza applicato in forme simili in Germania produca l'1,5 per ogni euro investito e in Italia deve produrre lo 0,7. Allora, voglio, così sentiamo su questo gli altri nostri ospiti, è appena arrivato il dato dell'Istat sulla fiducia dei consumatori e delle imprese relativa al mese di novembre. Allora, cala l'indice di fiducia dei consumatori e anche quello delle imprese diminuisce. Adesso, al di là dei numeri, è, diciamo, un segnale, no, del sentiment complessivo. In questo momento voglio portarvi in Sardegna, dove insomma ci sono dati drammatici veri e propri sulla chiusura, sul fallimento di tante piccole imprese un po' in tutti i settori produttivi dell'isola, l'edilizia, il commercio al dettaglio. I piccoli imprenditori cosa chiedono? Non lo chiedono solo dalla Sardegna, un po' da tutta Italia, maggiore attenzione da parte del governo, vediamo. Il paradiso regalato in Sardegna dalla natura spesso fa da contraltare al purgatorio delle imprese che faticano a rimanere aperte sul mercato, non solo nazionale o internazionale, ma anche locale. La Sardegna, alle scorse elezioni, ha premiato il governo del cambiamento 5 Stelle Lega, ma i piccoli e medi imprenditori stanno ancora aspettando risposte, come nel caso degli impresari edili. Noi chiediamo al governo che faccia una cosa molto importante. Deve iniziare a parlare di DURC per tutelare le piccole e medie imprese a livello nazionale. Perché oggi ancora essere snobbati? Quindi ci appelliamo a Salvini, a Di Maio, ascoltateci, fate qualcosa per noi. Dietro di noi c'è un'impalcatura, anche abbandonata, insomma, questo non ha nessun valore. Sì, non ha nessun valore per noi perché è ferma, sta marcendo, questo ferro inutile a me mi crea reddito d'impresa. Sicché lo volete, ve lo regalo. Regalatelo ai cinesi, regalatelo agli zingari, fate quello che volete. Non me ne faccio più niente, non mi servono questi. Questo reddito non mi serve. Negli ultimi 7 anni sono 6.515 le imprese sarde costrette a chiudere, con una riduzione del 15,2%, la più alta tra le regioni italiane, con una media nazionale del 9,2%. Guardando ai territori, i segnali negativi sono generalizzati, ma il calo è particolarmente accentuato nella provincia di Oristano, in quella di Sassari, con 299 aziende. Anche il settore agricolo è in netta flessione, soprattutto nel Basso Sulcis, terra di carciofi, come ci racconta Renato Culurgioni, 53 anni, di Masainas, che lavora ai campi da quando era poco più che un ragazzino. Da 10 anni fa, che avevo circa 20 dipendenti documentabili in regola, al 100%, assicurati, sono passato a 3 dipendenti, proprio a causa che non ce la facciamo più con i costi insostenibili, i mercati non rispondono alle nostre esigenze perché comunque arriva tutto da fuori e quindi noi non siamo più competitivi. In Sardegna fatica anche il settore high tech. Carlo Cattoni ha scelto di trasferirsi in Sardegna dopo aver chiuso la sua precedente attività a Milano. E qui c'è bisogno di creare lavoro, visto che abbiamo una disoccupazione giovanile che è a livelli, penso al 50%, forse anche di più, e non è gestibile una situazione di questo tipo. Come imprenditore, lei cosa chiederebbe alle istituzioni? Beh, probabilmente un po' di attenzione in più nei confronti delle persone che stanno crescendo, delle persone che hanno strutture e attività che stanno crescendo. Spero nel discorso della flat tax. E probabilmente un po' di velocità in più nel discorso del lavoro con l'amministrazione pubblica e magari una minor burocrazia nel momento in cui ci sono degli incentivi. Se l'economia fatica a sollevarsi a pagare è anche il commercio al dettaglio, soprattutto nelle aree più economicamente depresse come il Sulcis Iglesiente. Negli ultimi anni la situazione non è per niente cambiata, è peggiorata. Il supermercato stamattina ad esempio è vuoto, la gente non ce la fa più arrivare a fine mese e quindi
quindi è veramente tragica, anzi siamo noi che dobbiamo intervenire e dare una mano a molti clienti e sostenerli fino ad arrivare alla fine del mese. Allora, voglio andare subito dal presidente Scanavino. Beh, insomma, un'altra critica, questa io l'ho sentita spesso sia da parte per esempio di Forza Italia ma anche del Partito Democratico, è che in questa manovra per le imprese c'è pochissimo. È così? Beh, in questa manovra per le imprese c'è poco perché non si è puntato alla crescita dell'attività delle imprese ma a una detassazione un po' disordinata. L'imprenditore sardo diceva che gli agricoltori sono in crisi perché i prodotti vengono importati. Ecco, noi abbiamo bisogno di premiare le aziende che valorizzano il Made in Italy vero. L'anno passato, il 2017, abbiamo fatto 42 miliardi di export agroalimentare, ma questo export è stato alimentato con materia prima italiana, in parte non dico marginale, ma non sufficientemente adeguata a trasferire questo successo a chi produce materia prima. Quindi la necessità è di fare accordi sul Mediterraneo, parlo con il sottosegretario agli esteri, no, perché le merci arrivino in periodi determinati e non vadano a fare concorrenza alle nostre direttamente. Bisogna fare accordi con gli imprenditori che vengano agevolati se favoriscono le materie prime italiane. L'etichettatura, sono tutte cose utili ma non risolvono il problema. Ci vuole un progetto di sistema che metta tutti sul piano di dignità adeguata a poter costruire una filiera di successo. Noi abbiamo tutto, abbiamo le materie prime, non sempre sufficienti, certo, bisogna importare grano perché noi certo. Produciamo 3 miliardi di chilogrammi di pasta, certo. Ne consumiamo 1,5, l'altro 1,5 lo esportiamo. Però negli anni in cui si sono fatti accordi filiera sul grano duro, noi abbiamo una riduzione del costo, del prezzo. Noi oggi vendiamo grano duro a 18 euro al quintale, 180 euro alla tonnellata, e non è possibile riseminare in queste condizioni. Ecco, questo è un tema che deve muovere non le coscienze, ma le dinamiche economiche, e non imporre, ma coinvolgere gli imprenditori e gli agricoltori attraverso sistemi di aggregazione, miglioramento qualitativo, assistenza tecnica, tutto quel che vogliamo, a dar vita a un grande Made in Italy italiano, agroalimentare italiano, fatto di materia prima italiana. Allora facciamo così, voglio sentire di nuovo sia Renata Polverini, sia Walter Verini, ovviamente il sottosegretario, però non voglio interrompervi, c'è una pubblicità, andiamo in pubblicità, anche perché poi vi do conto di quanto ha detto ancora, parlando molto loquace stamattina, Moscovici, esattamente, a tra poco. Allora, torno dalla data Polverini, vi anticipavo di Moscovici. Ha detto, mi pare che i toni diventino nuovamente severi nei nostri confronti. Le tensioni commerciali globali, la Brexit e la manovra italiana sono le tre principali incertezze che pesano sull'Europa. E ha aggiunto Moscovici che rispetto ai tre principali rilievi fatti dalla Commissione europea all'Italia, cioè crescita, deficit e debito, al momento attuale non c'è una risposta. Continuiamo a pensare che la manovra italiana comporti rischi per aziende, risparmiatori e cittadini. Questo rischio ha un nome, si chiama debito al 130% del PIL. Più chiaro di così, Moscovici, non poteva, ruvido e chiaro, o no? Guardi, qualche giorno fa, parlando con un amico, mi diceva che il figlio è tornato in banca dopo 15 giorni per accedere a un mutuo e ovviamente la banca gli ha sottoposto una tassazione molto... Un tasso molto più elevato, quindi è evidente che quanto dice Moscovici sul piano tecnico da parte della Commissione poi si riversa quotidianamente su quelli che sono non soltanto i risparmi degli italiani ma sulla vita delle persone, a cominciare appunto dalla grande questione dei mutui e dei risparmi.
Io penso che c'è un grande problema, al di là dei numerini, come Di Maio e Salvini dicono, noi dobbiamo dare all'Europa, ma prima ancora che all'Europa, all'Italia, una prospettiva di sviluppo. Non possiamo continuare a ragionare soltanto dello zero virgola, ma soprattutto io penso che questo Paese non può pensare di crescere semplicemente parlando di tre grandi questioni, che sono il reddito di cittadinanza, la famosa quota 100 e la sicurezza. Tre cose molto importanti, ma che non riescono a rimettere in moto l'economia del nostro Paese. Noi abbiamo bisogno di rimettere invece le imprese al centro di quella che è l'attività del governo e del Parlamento italiano. Penso che ci dobbiamo ripreoccupare, per esempio, del grande costo del lavoro, della riduzione del costo del lavoro. Questo è un tema che ormai è scomparso quasi definitivamente dal dibattito politico. Non è sufficiente la flat tax per le partite IVA, anzi rischia di incrementare quella platea già molto vasta di partite IVA, perché con il tetto a 65.000 euro, lei capisce bene, come capiscono gli italiani, che si andrà a moltiplicare quel fattore. Bisogna riguardare con grande attenzione a come inserire o reinserire le persone nel mercato del lavoro. Per esempio il famoso decreto dignità, da questo punto di vista, ha creato un vulnus pazzesco. C'erano comunque degli strumenti che in qualche modo erano stati apprezzati dalle imprese e che invece sono venuti meno. Tra l'altro, a me hanno sempre insegnato che quando c'è un momento di difficoltà o quando si deve uscire da una crisi, le regole, per esempio, per quello che riguarda il mercato del lavoro, debbono essere certe. Semmai si possono semplificare, ma non si possono modificare continuamente, perché, come abbiamo visto, si è fermata addirittura quella occupazione che in qualche modo stava riprendendo. Abbiamo bisogno di mettere in campo politiche attive, non possiamo pensare, come dire, che attraverso il reddito di dignità in qualche modo, come dire, risolviamo tutti il reddito di cittadinanza, risolviamo tutti i problemi, anzi abbiamo visto che non li risolviamo affatto. Però io voglio dire una cosa, quello che sta emergendo è che quanto abbiamo detto noi di Forza Italia, io lo dissi la prima volta che il ministro Di Maio venne in aula, il fatto di aver accorpato il Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero del Lavoro sta creando un problema enorme, perché abbiamo un ministro che fisicamente siede, forse perché la stanza è più comoda, al Ministero dello Sviluppo Economico, ma di fatto si occupa quasi esclusivamente delle politiche sociali, con questa idea di questo reddito di cittadinanza al quale non sa dare una risposta. È il provvedimento più importante del Movimento 5 Stelle. È il provvedimento più importante, ma è in assoluta controtendenza con quello che dovrebbe essere invece il mestiere del Ministro dello Sviluppo Economico. Questo, secondo me, sta venendo sempre più fuori, perché non riuscendo a dare una risposta a quella che era la sua prima, che era il suo primo impegno, è distratto da quello che invece è il mondo produttivo, che oggi in qualche modo, come abbiamo visto dai servizi, come abbiamo ascoltato, fare il doppio ministro è complicato, è dice lei. Allora, complicato. Aspetti, vado da Verini, perché sulla scia di quello che diceva Renata Polverini, la vostra critica uno degli argomenti, lo metto al contrario, anche se poi c'è il sottosegretario, quindi lo dirà lui benissimo e meglio di me. Uno degli argomenti di questo governo è: i governi che ci hanno preceduto, mettendo in campo le misure di cui anche voi state parlando e che nel corso di questi anni sono state messe in campo, non è che ci ha portato fuori dalla crisi, no? L'Italia è ancora un paese fortemente provato dalla crisi. Noi cerchiamo di fare una manovra di indiscontinuità. Certo, poi l'opposizione può non essere d'accordo, noi scommettiamo su queste misure, cioè reddito di cittadinanza, quota 100 per cercare di far entrare giovani nel mondo del lavoro facendo andare le persone prima in pensione, faccio per dire, e poi vabbè, tutta la partita degli investimenti che ancora non è chiara. E questa è la maggiore obiezione che fanno. Dice: voi che cosa avete fatto in questi anni? Cosa avete dimostrato con le vostre politiche? La nostra vuole essere una manovra di discontinuità. Sì, allora, cosa abbiamo fatto? Allora, non dimentichiamoci mai, l'Italia ha un enorme debito pubblico e paga ogni anno miliardi di interessi sul debito. Questo per i decenni passati. In questo quadro i governi guidati dal Partito Democratico hanno invertito una tendenza.
La crescita rispetto ai paesi dell'Eurozona è stata inferiore, un po' sì, ma era comunque costante. I posti di lavoro erano per metà a tempo determinato, sì, ma erano 1 milione di posti di lavoro nuovi. Insomma, l'Italia in quegli anni ha cercato di incrociare, dopo la drammatica crisi, sì, di cui ancora ci sono, come si è visto anche dal servizio sulla Sardegna, le conseguenze, di incrociare una ripresa. E facendolo anche con dei tentativi di riforma del sistema, quindi di efficienza, di tentativi di efficienza e di cambiamento del sistema, insieme questi due elementi guardavano al futuro. Oggi la manovra che hanno messo in campo gli attuali governanti è di segno opposto. Vedete, non è che loro sono preoccupati tanto e solo da Moscovici e da Juncker, sono preoccupati dagli imprenditori del Nord-Est, sono preoccupati dai sindacati che hanno deciso di scendere in piazza e di protestare contro qualsiasi politica attiva del lavoro, sono preoccupati delle proteste di intere categorie, cioè è il malessere sociale nei confronti di questa manovra che emerge. Il sottosegretario parlava di mai reddito di forme di reddito di cittadinanza esistono altre, ma sì, sono forme di accompagnamento a politiche di lavoro, non di assistenzialismo. La dico così, perché non si è aumentato per sostenere giustamente le famiglie povere il reddito di inclusione che avevamo introdotto noi? Per sostenere le famiglie povere e al tempo stesso, perché non si destinano risorse alle imprese che innovano, sia quelle del manufatturiero, sia quelle del settore agroalimentare, e magari defiscalizzando ogni assunzione di giovane diplomato, ogni assunzione di giovane laureato, invece di farli scappare? Cioè è una manovra sbagliata. Scanavino, che ha detto delle cose sensatissime, a un certo punto faceva riferimento al grande piano industriale che sarebbe rappresentato dal rammendo dell'Italia, sì, bene, hanno smantellato la struttura di missione che sovrintendeva questo. C'era certo un piano che non è immediatamente, come dire, di risultato, ma che comunque guardava la prospettiva di riassetto idrogeologico, di prevenzione, il programma Casa Italia, smantellato. Insomma, io penso davvero che c'è un'altra considerazione dell'ultima. Allora, l'America ha ormai quasi 8-9 anni di espansione economica, nasce già dalle politiche di Obama, non è merito di Trump. L'Europa anche sta incrociando una sorta di ripresa, quindi è probabile che il ciclo possa nel giro di 12-20 mesi anche ricambiare. Allora, in quei casi, forse è giusto usare un po' il deficit per sostenere la crescita, ma oggi investire sul deficit, andare al balcone di Palazzo Chigi come ha fatto Di Maio, come se un padre indebitato di una famiglia andasse sul terrazzo a dire ebbene, abbiamo fatto più debito, francamente è irresponsabile. Allora, e soprattutto non produce risultati concreti sul lavoro, sulla crescita, sulla lotta alla povertà. Picchi, adesso a lei la replica, insomma. Ma molto semplice. Intanto 5 anni di governo del Partito Democratico ha prodotto 300 miliardi di maggiore debito e in Europa i compari socialisti di Matteo Renzi e del Partito Democratico non hanno detto niente. Questi sono fatti, valori assoluti. Le politiche che ci indicava l'Unione Europea, che sono state seguite dai governi di centrosinistra, del Partito Democratico, hanno prodotto un peggioramento della produttività netto, un aumento del debito e nessuna crescita per il Paese. E questo è un fatto. Allora, se io ho una squadra di calcio e sono un allenatore, pur avendo ottimi fondamentali, perché ho grandi giocatori, perché il paese è un paese con una grande manifattura, degli imprenditori coraggiosi, una grande capacità della nostre maestranze lavorative, quindi un paese sano nei fondamentali, con famiglie solide, se continuo a giocare secondo il solito schema che ho seguito negli ultimi 10 anni, che ha prodotto niente, beh, allora sono un pazzo. Allora, noi abbiamo detto, vogliamo cambiare qualcosa e ricordo che il debito viene ridotto, quindi il signor Moscovici, con grande rispetto
per uno che tra l'altro è stato indicato da un partito che non esiste nemmeno più quasi nel Parlamento francese, quindi ha una rappresentatività pari a sostanzialmente zero, che ci venga a fare oggi la morale su provvedimenti di discontinuità rispetto ai danni prodotti dal Partito Democratico in 5 anni di politiche dissennate, beh, mi sembra francamente tutto ridicolo. Si può fare di più, certamente, però mettere 36 miliardi veri nell'economia con moltiplicatori macroeconomici che producono crescita è qualcosa che può arrivare direttamente ai cittadini. Si può fare di più? Certamente. Sì, niente, le faccio questa domanda dopo perché è arrivato Paolo Sottobrona, che è una curiosità che ho fin dall'inizio. Allora Paolo, intanto buongiorno, che succede dal punto di vista del tempo? Buongiorno, abbiamo ancora una giornata di maltempo che va a toccare in prevalenza il sud. Vedete, tutta questa nuvolosità sta ruotando, che si è formata una zona di bassa pressione, ecco perché il maltempo insiste proprio su questa zona, e il centro di questa bassa pressione si trova al sud della penisola. Le piogge previste complessivamente nelle 24 ore di oggi sono infatti localmente forti, localmente abbondanti, proprio sul medio, anche parte del medio versante adriatico, basso versante adriatico, basso versante tirrenico, Sicilia. Poi abbiamo le zone come parte della Campania e la Sardegna con piogge moderate, ma insomma ancora il maltempo sicuramente c'è. Al nord arrivano solo deboli piogge, quindi il nord è fuori da questa circolazione. Vediamo domani, c'è un miglioramento deciso, nel senso che restano possibili fenomeni forti soltanto sulla Sicilia settentrionale e poi sul resto del sud ancora qualche pioggia, ma nel complesso è un altro livello di precipitazioni. E al nord, sul Medio Tirreno, in Sardegna, vedete insomma un cielo piuttosto pulito, anzi una bella giornata, con temperature che piano piano scendono verso valori un po' più normali per la stagione. Giovedì al sud restano solo deboli piogge, quindi il tempo finisce di migliorare, ma di già direi che comincia a coprirsi il cielo al nord con questo grigio che vediamo, perché venerdì qualche cos'altro si sta preparando. La foto di oggi era una foto di una post tempesta, post temporale in Liguria, a Cogoleto, ce la manda Eraldo, col cielo ancora molto nero, vedete, è una di quelle passate che in questo caso non ha fatto tantissimi danni, ma in altri casi sappiamo sì. Con questo arcobaleno è il secondo arc che comincia a delinearsi, che si staglia proprio su questo cielo totalmente nero. Lì non ci sono grigi e neri, lì è proprio nero, senza dubbio. Grazie Paolo Sottocorolla, molto rapidamente pubblicità e poi torniamo a occuparci dei temi di attualità con i nostri ospiti, c'è la vicenda dei gilet gialli e se riusciamo vi facciamo vedere anche un cartello relativo a un sondaggio che abbiamo fatto ieri durante il nostro telegiornale a proposito degli italiani e la manovra del governo, a tra poco. Allora, vi mostriamo questo cartello del sondaggio, del nostro sondaggio di ieri insieme a SVG, la spinta a cambiare la manovra. A seguito della bocciatura della manovra di bilancio da parte ovviamente della Commissione europea, ritiene che il governo italiano deve, vedete, la percentuale maggiore tra gli intervistati, il 38%, sostiene che bisogna rivedere completamente la manovra. Per il 30% bisogna venire incontro alle richieste dell'Europa, ma solo con piccole modifiche. Per il 19% bisogna mantenere la manovra inalterata anche a rischio, appunto, come potrebbe essere, di subire la procedura di infrazione. Vado subito dal sottosegretario Picchi, che dice di questa... voglio aggiungere una cosa, perché qualche telespettatore tramite i social a volte ci dice no, ma bisogna capire queste risposte da chi provengono. L'indagine è condotta su un campione di 1500 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 21 e il 26 novembre ed è il campione stratificato per zona e prevede quote per età e sesso, così abbiamo detto tutto. SVG peraltro è una società serissima e molto importante. Allora, sottosegretario.
Vedo che il 49% delle persone ci chiedono di mantenere la manovra legge, con l'impianto come... Rivediamolo il cartello, teniamolo. Sono numeri chiari, insomma, il 30 più il 19. Insomma, il 30 e il 19, sì. Il 30 e il 19, il 49 si dice di mantenere l'impianto di questa manovra e di venire incontro a delle richieste dell'Unione Europea, che sono già contenute nella manovra stessa. Cioè, basta spiegare all'Unione Europea e capire... cosa esattamente mettiamo questa manovra. Io ricordo che il budget è in corso, per cui stiamo votando gli emendamenti ora, che ci siano giudizi preventivi su cose che sono in discussione nel Parlamento e che non è ancora a scatola chiusa il provvedimento così confezionato, io lo trovo estremamente grave da parte dell'Unione. Vorrei aggiungere anche una cosa, che Moscovici continua a intervenire a mercati aperti. E quando un commissario europeo della sua importanza interviene sempre a mercati aperti, sì, produce sì una conseguenza sulla vita di tutti. L'altra cosa che Moscovici dovrebbe... Sottosegretario, i danni più gravi ai mercati le hanno prodotte le dichiarazioni di Salvini e di Di Maio in questi mesi. Ma questa è un'opinione. Io so il lavoro che sto facendo, che sto parlando con centinaia di investitori, spiegando la manovra, e quando tu spieghi a fondi sovrani, hedge fund o investitori qualificati come è la manovra e come verrà applicata, stranamente poi vai a prendere i report degli analisti delle banche, sono report pubblici che vengono dati ai propri clienti, queste preoccupazioni non ci sono. Allora, teniamoci ai fatti e non a quello che dei maldestri, secondo me, consiglieri politici e non economisti danno al commissario Moscovici. È una manovra solida, ci sono punti da correggere, siamo in fase di prima lettura alla Camera, quindi c'è tutto il tempo per fare le modifiche ad hoc, per anche modulare il reddito di cittadinanza e farlo diventare qualcosa proattivo per l'ingresso nel mondo del lavoro, coinvolgere le imprese. Ci sono una serie di proposte che ha fatto anche il collega Siri sul tavolo, parliamone e vediamo di rendere questa manovra non con il 49% di italiani a sostegno, ma con un numero molto più ampio. Allora, adesso poi le faccio quella domanda che avevo in sospeso, però voglio tornare da Scanavino, perché prima facevo riferimento alla protesta dei gilet gialli, no? In Francia il governo, peraltro è notizia di queste ore, insomma, si è rifiutato di ricevere una loro delegazione. Che segnale, che lezione per l'Italia può venire da questa protesta? Beh, le metodologie francesi di protesta sono sempre state molto più hard di quelle italiane e degli altri europei. Loro stanno urlando Macron, delusion, davanti alle prefetture e pare che portino anche sterco di vacca, quello che mi risulta dai video che circolano. Io credo che il tema del caro gasolio non sia l'unico tema che è in campo. I temi sono molto simili a quelli che portiamo avanti noi, cioè i costi, i prezzi, la difficoltà a stare sui mercati. E poi forse una perdita di, come dire, un po' la grandeur francese sta venendo meno. Voglio ricordare, questa è una battuta che però è significativa, questa settimana abbiamo avuto da Wine Enthusiast la dichiarazione che il miglior vino del mondo è italiano ed è una Barbera, denominazione Nizza. E questo ci fa dire che forse sono anche un po' arrabbiate, ovviamente, è una battuta. No, abbiamo... ma io quello che lei inizialmente, quando ha cominciato a darci le sue riflessioni, cioè ha parlato del mondo rurale, del mondo della campagna, l'importanza che ovviamente gli agricoltori rivestono non solo da un punto di vista produttivo ma anche da un punto di vista ambientale. Quello che le voglio chiedere, ma questa disputa, no, dalla Francia, e probabilmente si può importare anche in Italia lo stesso discorso, che cosa mette in evidenza? Cioè si allarga il divario tra le città, che hanno le elite e le campagne, no, che hanno la gente normale, esatto, non lo so. Il tema è un po' questo, cioè noi abbiamo una divisione netta tra le aree metropolitane e le aree rurali, laddove non vivono solo gli agricoltori. Lei pensi che sulla dorsale appenninica d'Italia vivono 10 milioni di persone? Per cui è una cifra significativa. Certo. Quelle persone hanno meno diritti di quelli che vivono nelle aree metropolitane.
servizi sociali, scuole, luoghi di svago, mandare i figli all'università è un problema. Sì, mi verrebbe da dire una battuta nelle metropoli dove questo funziona, ma questo è un altro paio di mani. Questo è vero, però linee telematiche, un giovane che si insedia in un'area rurale, se non ha il collegamento internet, certo, non ci sta e fa bene, perché si può vivere isolati, ma non isolati dal mondo. Allora, proprio qualche battuta rapidamente, Renata Polverini. Cioè, questi segnali bisogna ascoltarli adesso, al di là delle questioni riguardo il governo francese, la carbon tax, no? Perché si vuole spingere verso la cosiddetta transizione ecologica energetica, quindi invogliare anche le persone a comprare auto, in questo caso che consumino meno, che siano più ecologiche, ho capito, però non è che tutti se lo possono permettere. Sì, esattamente, diciamo, il progresso va accompagnato dai governi anche con misure di intervento, di natura economica, ma non solo. Mi pare che Macron però non ha ancora capito la lezione, perché mi pare di ricordare che diciamo, tutto il popolo rurale, cioè il popolo francese che non era insediato nelle grandi città, aveva già dato un voto molto significativo alla destra di Marine Le Pen, e quindi forse in questo periodo doveva sì accontentare i suoi elettori, ma in qualche modo chiamare a sé anche l'attenzione degli altri. Invece sta andando in una direzione assolutamente sbagliata. Devo dire chapeau ai francesi, quando decidono di dimostrare il loro dissenso lo fanno con grande determinazione, con grande coraggio, e questo va riconosciuto. Voglio dire una cosa però, se me la consente, al sottosegretario. Io vado via contenta oggi. Perché? Perché ho capito che il reddito di cittadinanza non sarà assolutamente come quello che è stato venduto, consentitemi il termine, in campagna elettorale da Di Maio, ma diventerà uno strumento di accesso al lavoro, quindi ben venga, ne parleremo. Ma soprattutto non ci sarà nemmeno quota 100, perché è chiaro, e io conosco il sottosegretario, lo stimo, è vero che ci sarà da lavorare sulle richieste che arriveranno di pensione eccetera, ma ne arriveranno molte molte meno rispetto a quante non immaginavamo, proprio perché il meccanismo che è messo in campo è una finta quota 100. Quindi alla fine le due grandi questioni che sono state poste all'attenzione degli elettori il 4 marzo evidentemente troveranno una soluzione. Allora, diversa. Volevo dare una replica al sottosegretario, però faccio ancora un passaggio con Verini per chiedergli questo, perché lui in Umbria, conosce bene l'Umbria, no? È diciamo anche una regione molto importante, parte di quell'Italia che richiamava il presidente della Scia. Per dire cosa, partendo sempre dall'esempio francese che facevamo, perché una delle accuse maggiori del suo partito è di aver dimenticato proprio le istanze di quei territori, cioè di chi vive appunto un po' ai margini, no? Al di là adesso delle periferie, le grandi città, sono discorsi che abbiamo fatto anche con lei tante volte. C'è stata questa sottovalutazione, secondo lei? No, sottovalutazione, è che giustamente Scannarino parlava di 10 milioni che abitano nella fascia appenninica. Beh, lei pensi che tra l'Umbria e le Marche, zona peraltro terremotata, peraltro, sì, c'è stato un processo di deindustrializzazione drammatico. Lì insisteva tra Gualdo Tadino e Fabriano la Merloni. Beh, nel giro di qualche anno migliaia di posti di lavoro non ci sono più. Sì. Lì il settore della ceramica, che era un settore di eccellenza, è stato colpito. Il settore dell'edilizia è stato drammaticamente colpito. Allora, sindacati, istituzioni, un po' tutti, devo dire da questo punto di vista con un impegno corale, stiamo cercando tutti insieme di invertire la tendenza, di riuscire a salvare il salvabile, di incoraggiare nuove imprese. Cito Lattagina perché un gruppo imprenditoriale romano ha preso una fabbrica di eccellenza della ceramica che stava chiudendo a Gualdo Tadino e adesso l'ha ripresa. Ma non basta, noi dobbiamo investire, e io credo che su questo non c'è stata sottovalutazione, forse c'è stato, questo sì, una mancanza di coordinamento. Cioè noi dobbiamo fare degli investimenti non nelle singole regioni, ma nell'Italia di mezzo. Investimenti che guardino un po' oltre i confini. Allora, investire sulla
l'ambiente, il paesaggio, le eccellenze enogastronomiche, bellezza, il sostegno agli allevatori, è musica per il turismo, ma questo significa un grande progetto per l'Appennino e un grande progetto per l'Italia. E allora, fatemi dire proprio un tweet al sottosegretario. Intanto Salvini ci fa sapere che non ci sarà nessun nuovo documento per l'Unione Europea, insomma nessuna lettera che l'Italia deve mandare all'Europa, e dice Salvini: non credo giusto che ci siano sanzioni prima che ci sia la manovra. E poi il Ministero del Tesoro fa sapere che ha cancellato le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il 13 dicembre. Qual è la motivazione? Perché c'è ampia disponibilità di cassa e ci sono ridotte esigenze di finanziamento. Sotria è diventato un fenomeno. Voglio chiedere una cosa proprio rapidissima al sottosegretario, perché nel comunicato di ieri c'è scritto, lo dicevamo prima, bisogna attendere le relazioni tecniche sulle proposte di riforma che hanno maggiore impatto sulla sociale per verificarne le spese. Ma non si poteva fare prima questo... scandagliare prima tutto questo? Le chiedo perché adesso? Perché ci siamo resi conto che gli uffici studi di Commissione Europea, Fondo Monetario e OCSE non si erano minimamente andati a vedere moltiplicatori macroeconomici, e queste sono le relazioni tecniche, né più né meno, e quindi ce le facciamo noi e vogliamo confrontare numeri macroeconomici veri con chi e poi magari sotto forma di contatti quotidiani li invierete all'Europa, visto che Salvini dice che ci sarà un'altra lettera. Fatemi andare da Mirta. Mandiamogli gli esperti della Castelli a Moscovissima. Va bene, questa c'è la battuta. Buongiorno Mirta. Buongiorno, mi pare che ci sono molte notizie che ballano. Questa mattina la mattinata in Parlamento è molto complicata, ci sta il decreto sicurezza, il decreto fiscale, seguiremo tutto da Montecitorio. Parleremo anche della vicenda di Maio, che anche quella è abbastanza... difficile da superare, e poi arriveremo a parlare di lavoro. Abbiamo molte belle storie, tra cui i due lavoratori che hanno salvato il Pandoro Melegatti. Molti ospiti con noi: Dario Nardella, Maria Teresa Meli, Peter Gomez, Riccardo Molinari, Franco Bechis, Giorgio Cremaschi, Michele Sodano, e poi appunto imprenditori ed operai per parlare di lavoro. Vi aspetto. Grazie, dopo la pubblicità della Chettina, grazie ai nostri ospiti, grazie sempre a tutti voi che avete così tanta passione, non solo per l'attualità ma proprio per la politica, cerchiamo tutti i giorni di raccontarvela. Ci vediamo domani 9:40.